Prego il tecnico di venire a montare a Norma Cè. No, il tecnico. Vorrei un attimo con calma perché. Lei è il tecnico. Abbiamo pazienza. No, scusate, avete pazienza, qui c'è uno spettacolo. Abbiamo avuto già delle emozioni all'inizio. Che cosa è successo? Scusate, scusate, grazie. Ora te sì, no. Perché il signore ho proprio gli orti, che lì perché c'era io, lo cate carillino, e gli ho besti, proprio c'era la fettura, gli attra. Ma però gli signori gli ha. Ho capito, ho intuito, ecco, scusate, ma non vi dovete preoccupare, non sta succedendo niente, ma sembra che vi sia in sala un pericoloso terrorista, direi. Dobbiamo soltanto sospendere un attimo per fare un controllo, ma poi riprendiamo subito, stare tutti calmi, stare tutti a sedere, non succede. Allora, scusa, noi siamo di polizia italo-albanese. Ah, non sapevo, una Interpol adriatica. Esatto, poi se non parla bene vostra lingua, perché io non sono di vostro paese, io sono di Ponte Acchiani. E allora, aspetta, io voglio dire voi che è molto pericoloso questo. Voi date retta, noi ascoltare, noi cerchiamo di aiutare per trovare grande terrorista che qua è in mezzo a voi. Sì, ma... noi useremo questa apparecchiatura scientifica che dalla polizia di Tirana ha costruito e serve per capotare pensieri, è un'altra cosa. Capotare i pensieri. Ah. Di voi, quindi fate silenzio, noi attraverso questo Marco è ingegno, noi vogliamo fare, io metto questo in testa, così, se mia testa entra dentro il mio casco, ecco, io allora... metto e ascolto vostri pensieri, così che io posso capire, ecco qua, vedete questo sensore. Ma è un convogliatore di energia, cos'è? Esatto, sì, esatto. Allora, questo serve per capitare vostro pensiero. Fate silenzio e noi capiteremo vostro allora, pensiero. Scusate, perché il pubblico è il mio, un Fra attimo. Di voi c'è sicuramente quella persona pericolosa. Ecco, soltanto un attimo di calma, vi prego, concentrazione. Silenzio, per favore. Dunque, ecco, sento già, capisce tutto, fermo che arriva messaggio. Ecco qua. Madonna ragazzi, che bel pubblico c'è stasera. Madonna, che branco di narde che c'è stasera. Guarda quella lì in prima fila. Madonna, stasera si tromba, una voglia di trombare stasera veramente. Eppure, madonna, ma possibile non mi riesca mai a trombare? Eppure Dio, buono, sono anche un bel ragazzino, poi sono presentatore, io voglio dire. Ma fate il vostro mestiere, ma scusa, ma cosa... Non attaccare a lui, porca miseria. Ma lo so, ma lui, porca miseria. Fate il vostro mestiere. Ma tu non pensare queste stronzate, allora. Tromba qualche volta. Se tromba qualche volta e non fare per te. Allora, sì, la figura da colpire. Allora, silenzio che sento, ecco, guarda. Madonna, che cazzate, se credevo così lo spendevo il biglietto per venire a sentire ste cazzate, era meglio se ero stata a casa, oddio, no. Meno male che è quasi finito, non ce la faccio più. Madonna, che testa grossa che c'ha questo davanti a me. Non ho visto una sega tutta la sera, ma tu l'han battezzato alla piscina della Catona, madonna. Madonna, c'ho un co... c'ho... Madonna, quella qui avanti a fianco a me è una... Madonna, è una che c'ha un par di cosce e un par di pocce. Deve avere una voglia di pipà questa, se ci fosse la memoria questa mi avevo fatto un salto addosso. Madonna, mi scappa una scurreggia che se la faccio butta l'aria al coso, io speriamo che finisca la svolta. A te? A me mi rode il culo, madonna, non mi posso muovere. Quando torna a casa c'entro sotto con la razza, madonna. Coi cordoli del cimento sveccolati, ci sei una raspa. Madonna, io sono un po' cornuta, la mia mamma non gliene fa corni, ma perché ma tanto la gente non sa mica niente. Come va questa indagine, via? Eppure io non penso, però penso, io non penso niente, quindi non penso. Penso sì! Aspetta, sì, forse è lui, l'ho visto, sì, l'ho visto, ecco. è lui, fallo, la spara, c'è, chiappalo, è lì, aspetta, ma due, aspetta, anch'io, bello è questo, ma guarda, ecco, lo sapevo, è sempre lui,
Quella faccia dal di... Guardatelo, vergogna, questa sono la divertita. Vieni su, sì, sei te! Guarda che ho questo liccio che... Pensava di farla franca, ma con la polizia italo-albanese, con l'Interpol del Basso Adriatico, queste cose non succedono.